E bentornati incredibili nel terzo video della trilogia dedicata a Genshin Impact 5.0. Questa magliettina rossa, ragazzi, ripeto, la vedete molto spesso in questi video, perché oltre ai video di Genshin, dove appunto indosserò questa magliettina rossa di fuoco in stile Nathalan incredibile, l'avrete vista sicuramente per i primi video di Bendy e forse per qualche video di Elden Ring, perché sto in full registrazione incredibile, e forse pure nel 4 chiacchiere di Godo di Bash of Berlin. Comunque, cose incredibili. Ragazzi, dopo aver sconfitto l'Abyss e il Teatro Sus, finalmente ci dedicheremo all'inizio dell'esplorazione di Nathalan, pazzesca e assurda. E con questa visuale meravigliosa su Nathalan, io direi di iniziare la nostra avventura su Nathalan. 3, 2, 1, here we go, ragazzi. Ed eccoci qua, ragazzi. Fa un po' paura quanto passi il tempo, ragazzi, eh? Cioè, io per un attimo, se chiudo gli occhi, mi rivedo come questo pappagallo che vola via, mi rivedo a Mondstadt appena arrivato, che era la prima espansione di Genshin, e siamo già alla 5.0. Vi rendete conto che il prossimo anno andremo dove sta l'Arcon di Ghiaccio? A Snežnaja dovrebbe essere la regione Sus. Vi rendete conto, ragazzi, siamo alla fine del primo capitolo, se vogliamo, di Genshin. Perché io vi ricordo che Genshin continuerà anche dopo le 7 regioni, si inventeranno sapete quanta roba. Ok, mi sono avvicinato dei sassi e ho una visione. Quindi se ti avvicini a questi sassi Sus, vedi robe Sus. Ah, dobbiamo aiutare questo simpatico animaletto contro i Rifthound. Ok. Vabbè, ragazzi, non ve lo sto neanche a dire, mi sono fatto il team proprio più standard dell'universo, proprio per fare in modo tale di divertirmi nell'esplorazio incredibile, ragazzi. National, con loro quattro, è proprio uno dei team più forti del gioco, ragazzi. Avete visto che tante volte ci ho fatto l'Abyss, quindi... Ok, iniziamo subito male. Un nostro dinosauro Sus si sente male. Allora, lei credo sia andata, Porella. Quindi mamma Drago Talpa è morta. E credo ci abbia detto di aiutare il draghetto piccolo, che credo sia suo figlio. Iniziamo in maniera Sus, ragazzi. Già partiamo col primo morto di Nathalan. Ah no, aspetta, L1 quadrato. Ok. E siamo svenuti. Ah no, siamo diventati dinosauro. Wow. Vabbè, questa cosa si vedeva nel trailer, che possiamo usare le mount. Ma che figata. Che roba assurda, senza senso, ragazzi. Bellissimo, fighissimo. E che altri attacchi ha? Ah, ok, sono... Così usciamo, va bene, figo, figo. Ok, mi piace il dinosauro Sus. Che dobbiamo fare? Ok, abbiamo liberato il piccoletto. Non so se riusciremo a fare tutta l'arco con queste, però almeno iniziarla, ragazzi. Tanto c'è un evento che scade tra 10 giorni solo, quindi... Ma quanto è bellino questo cosino! Allora, era ferito alla coda e Paimon gli ha messo un fiocchettino alla coda. Oh, che dolcezza! Guarda che carino il fiocchettino! Ah, gli dobbiamo dare il nome? Vabbè, ci sta. Questa cosa mi ricorda quando abbiamo dato il nome a Wonder, no? A Scaramouche. Io l'ho chiamato Shiro, mi pare. Una cosa carina è che la mamma di questo cosino, prima di morire, a quanto pare, noi abbiamo preso il suo spirito. Ha detto lui è il Chosen Dragon, quindi lui è il drago prescelto. Vabbè, ok, Sus. Quindi sono draghi, va bene. Se mi vedete che faccio così in continuazione, ragazzi, mi sono svegliato con i baffi storti, quindi mi continuano ad andare in bocca invece di rimanere al lato. Mi sa che me li devo tagliare un pochetto, eh? Dite che è troppo mainstream chiamarlo Dino. Vabbè, chiamiamolo... Lo chiameremo Romolo. Romolo. Che dite? Ci sta come nome per un draghetto Sus che è il prescelto, Romolo? Mi sembra un nome importante, incredibile, quindi Romolo è il tuo nome, vai. Potevo chiamarlo in mille modi, avevo pure pensato a Roccio, Dino, però volete mettere un draghetto che si chiama Romolo, che sarà il primo incredibile della sua stirpe di draghi Sus? Romolo mi sembra perfetto, vai. Per carità, il fatto che abbiano introdotto questo sistema di mount, secondo me, è spicy, perché oltre appunto i personaggi di Nathalan, probabilmente tutti avranno in qualche modo un sistema di mount, è carino che anche se non hai il sistema di mount, come dire... Puoi prendere lo spirito di questi animali Sus di Nathalan e appunto loro ti aiutano nell'esplorazione incredibile. Tra l'altro mi fa ridere che ci sono i Pyro... Come si chiamano questi? I Pyro Oculus, credo si chiamano. E io non ho neanche finito quelli di Fontaine. Pensate voi. Sì, Pyro Oculus, beh, giustamente. Ah, l'Arcon Quest partiva da qui, ragazzi. Io l'ho completamente missata. Infatti dicevo che è strano che, come dire, non c'è neanche un dialogo sul fatto che andiamo a Nathalan e lasciamo Fontaine, no? Perché almeno all'inizio volevo farla insieme, ragazzi. Poi sicuramente sbloccheremo tutte le torri Sus di Nathalan, almeno vediamo tutta com'è. Beh, Fontaine è stata una bella espansione, però parliamone.
Tutti sono venuti a salutarci. Ah, che dolcezza! Tutti, Clorinde, Navia, Furina, ovviamente, tutti quanti. Che carina sta cosa. Ah, ci fa proprio la fotina. Beh, ci sta, vai. Dai. Bon voyage. Ci sta. Andiamo a Natlan, baby. Adesso ci possiamo andare. Ah, ok, ragazzi, questa era proprio una scenetta extra, tanto per finire, appunto, la missione di Fontaine. Vabbè, ci sta. Ok, adesso torniamo qua e inizierà il nostro viaggio. Ecco, ecco la cinematic, infatti, che prima non c'era perché non avevo attivato quello. Natlan! Incredibile! Ok, ma posso salire, tipo, sulle montagne con lui? Dai! Ragazzi, mi dà l'idea che Natlan sarà una delle regioni più divertenti da esplorare. Ho questa impressione sus. Veramente, secondo me, ci sarà da divertirsi. Mi piacciono questi graffiti sus, ragazzi. Infatti avete visto che proprio fanno proprio parte dello stile di Natlan. E questo cosino? Iron Chuck. Ah, ok, sono tipo le lucertoline di Dark Souls. Se l'hanno messe pure a Natlan. Volevo sbloccare almeno la prima torre Arcon intanto. Poi se ci riesco le sblocco tutte proprio. Almeno abbiamo una visuale su Natlan per intero. Come posto ci sta. Ma quella è una mega trivella edificio, che figata. Ah, ecco il primo, giustamente, personaggio che incontriamo. Proprio lei. Ah, ma ce la droppano così proprio. Ci dovevo solamente parlare. Ah, vabbè, ok. E ti sbloccano la mount. Vabbè, certo, perché volendo la puoi usare fin da subito per avere una velocità in più nell'esplorazione. Vabbè, ragazzi, ha senso. Qui c'è un concerto sus di heavy metal. Pazzesco e assurdo, ragazzi. Però noi dobbiamo andare avanti, incredibile. Questi ballano con i dinosauri. Va bene, tutto senso, ragazzi. Tutto sensato. Più che altro mi sono messo caso, almeno posso fare un po' di saltini sus. No, sei serio? Cioè, qui è la reputazione? Di solito non è nella città principale la reputazione di Natlan. Invece è qui, è messa all'inizio proprio. Vabbè, un particolare. Eccola qua, prima torre Arcon, vai. Wow, ragazzi. Lì ci sono dei dinosauri giganti. Soltanto io penso che se ne elimino uno, tipo mi danno 1000 bistecche o 100 bistecche, una cosa del genere, sarebbe figo. Allora, possibile che è gigantesca Natlan? Pensavo fosse molto più piccola, invece è veramente grande. Per essere la prima parte, perché io ipotizzo ce ne saranno minimo altre 3 di parti. Lo so, ragazzi, che mi starete chiedendo, perché non ne elimini uno tanto per vedere quanta roba ti danno? Dai, proviamoci, dai. Immagini sciolta. Ah, non si possono uccidere? Sono sicuro che c'è un modo per eliminarli quei dinosauri. Almeno questo è come le tartarughe sus, che le colpisci, rientrano nel guscio e non le puoi uccidere. Immagino quale mostruosità ci saranno. Ecco, appena ho fatto la battuta. E tu che diavolo sei, amico? Ma che figo che è! Rock Cavernus Wyob Manifestation. Lo sapete perché lo leggo in maniera un po' sus questo affare? Perché io vi ricordo che queste creature poi saranno nell'Abyss, eh? Quindi prima divento amico delle meccaniche nuove, prima c'è speranza che nell'Abyss non mi facciano soffrire come dei cani. Ok. Ok. Ah, mi ruba l'energia. Ah. Ok. Particolare. Ah, poi però te la ridà dopo. Ah, beh, allora è una cavolata. Ok. Cioè, lo devi colpire parecchie volte. Lui ti ciuccia l'energia, però poi te la ridà dopo. Vabbè, allora ci sta. Niente di terrificante. Sicuramente lui, se gli fai danno Gio, lo fai fuori subito. No, vi stavo dicendo, ragazzi, che volendo hanno messo, vedete, la missione, vedi, World Level Ascension, ma non conviene. Mi sono visto dei video del World Level 9, ragazzi. I nemici sono di un duro, ma di un duro, che veramente non ne vale la pena, ragazzi. Preferisco averli un po' più bassi di livello. Me li gestisco meglio all'inizio, soprattutto nella parte esplorativa sus. E per droppare due pezzettini in più, ragazzi, ma chi ve lo fa a avere nemici tanto più duri? Cioè, tanto bene così, ma chi ve lo fa fa? Non sto scherzando, ragazzi, poi se li pacceranno non lo so. Secondo me li pacceranno. Però se vi vedete i video di quelli che hanno sperimentato il World Level 9 dall'inizio, vi accorgerete che pure loro dicono effettivamente non ne vale la pena portarlo al massimo per avere un minimo di drop rate dai boss in più, ragazzi. Tanto vale averci uno più basso e mi godo di più l'esplorazione. I nemici non sono un incubo, capito, ragazzi? E questo che è? Ma sono bellissimi questi nemici. Ok, assomigli al macchinari che stavano a Sumeru, ma hanno qualcosa in più. Ok, fighissimo. Mi piace. Ok. Complimenti per il danno, signore. Ma stiamo scherzando?
fanno questo danno e non è il livello massimo. Wow. Ragazzi, mi hanno praticamente quasi shottato caso. Guarda il danno che fanno. Allora, io ci sto andando molto cheesy, ragazzi. Non sto schivando niente, giusto per vedere pure come attaccano. Però questi fanno male, eh? Questi tizi robotici fanno veramente tanto male, eh? Wow, ragazzi. Pensate farli a World Level 9, questi cosi. Ragazzi, mi basta l'esperienza che ci sarà nell'Abyss quando affronteremo sti cosi. Ve lo dico io, lasciate perdere. Questi robottoni per adesso sono veramente dei tori. Secondo me mi mancano le strategie per sconfiggerli in maniera easy, ma giustamente non le so. No, ragazzi, io sto provando a fare dei piccoli test per vedere se c'è speranza che il suo scudo vada via. No, invece, sono proprio duri e basta. Ci sta. Ok. Belle le musiche, complimenti, eh. I danni, ragazzi, fanno dei danni assurdi. Ok, ragazzi. Natlan, you have my attention. Ah, questo è cattivo. Ah, ma loro non sono tutti buoni. Ci stanno pure quelli cattivi, ma che peccato. Ma mi dispiace eliminarli. Corello. Vabbè, ci sta che ci stanno pure quelli che io ero un po' detto di più, scusami. Mica li possiamo usare tutti come mount, ha senso come cosa. Ah, che fighi, i primi villager. Un'alpaca. Ma che fighi. Ok. Fighissimi. C'era un animaletto stranissimo, fighissimo. Bello il canyon, guarda che roba. Wow. Allora, ragazzi, queste sono quelle situazioni in cui avere del cibo ci potrà salvare la vita. Ti prego, fai che ne ho fatto un pochino per scorta, perché sono una persona furba. Ti prego, dimmi che ce l'ho, dimmi che ce l'ho, dimmi che ce l'ho. 60, 60. Dovrebbe bastarci 60. Dai, ragazzi, troppo forte. Meno male che l'ho fatti sti cibi, giusto? Ok, andiamo verso laggiù, eh. Qui ci dovrebbe essere l'altra torre Archon. Ovviamente questo, immagino, serve la chiavetta rossa. Guarda quanti Pyroclus ci sono in questa zona, assurdo, 4 addirittura. Wow. Questo che fa? Ah, figo, questo ti fa la stradina sus. Vabbè, ci sta. E abbiamo preso il potere di questo affaretto verde. Questo mi sa che è potere dendro e può fare robe sus. Può correre? Beh, mi aspettavo corresse un po' di più, ragazzi. Ah, può fare la linguetta sus, vabbè, ci sta. Facciamo questo per vedere che nemici ci stanno. Bello, questo c'ha un bazooka, fighissimo. Dai, i nemici per adesso sono straordinari, mi piacciono da morire. Questo? Ok, questo è il classico arcio. Questo c'ha una motosega, ma che coattata. Fighissimo. Per adesso i nemici mi piacciono, eh. Mi piacciono veramente tanto. Natlan si prospetta essere ricca di emozioni. Guarda questo tizio sus. Wow. Wow. Giustamente hanno, non dico Hyper Armor, però giustamente ce l'hanno. Allora, ringraziando il Godo, li possiamo ancora attirare con caso. Quindi non li hanno fatti versione extra large che non li puoi aggrare. Questo è positivo. Però meno, ragazzi, eh. Meno veramente tanto. E qui ci dovrebbe essere il primo boss di Natlan, nuovo, che dovrebbe essere questo simpatico dinosauro che sta in una grotta, che si vedeva, mi pare, anche nella live sus dove hanno fatto vedere Natlan, che tipo lui tipo lancia delle uova. Se tu gli fai scoppiare le uova gli fai del danno assurdo, una cosa del genere. Lì mi sa che è l'arena dove ci dovremmo andare con la missione di storia. Dai. Sono bellissimi gli alpaca, ma in generale sono belli tutti gli animali nuovi che hanno messo, pure i nemici, avete visto che figata. Però quanto sono belli questi due alpaca! Sono bellissimi, ragazzi. Mi dispiace che li usano i nemici e mi tocca ucciderli, perché sono tanto carini. Eccola qua, vai. Seconda, vai. Molto bene. Ah, qui c'è l'uccellaccio, ok, e qui c'è invece questo simpatico boss paffutello che vorrei provare a sconfiggere. Magari dopo lo facciamo. Però io voglio andare a continuare la strada per esplorare tutte quante le torri. Andiamo, ragazzi, altre due. Il mio piano sta andando da un'altra parte, perché io avevo detto di fare la missione Archon, però
sinceramente mi sto divertendo di più ad esplorare un pochino. Più che altro, sapete qual è il problema? È che sono tutti quanti dialoghi sus, ragazzi. Purtroppo Genshin non ha e non credo implementerà mai, come in Wuthering Waves, il fatto che puoi skippare i dialoghi, ragazzi, sarebbe troppo. Beh, questo affare è fantastico, guarda quanto piotta, assurdo. Questo cosino si può arrampicare, fantastico. Ah, non si può arrampicare? Ah sì, si può arrampicare. No, non si può arrampicare. Diciamo che puoi fare dei trick sus che giustamente devo imparare a fare, però diciamo che più o meno può farlo. Peccato che non corre, questo è un peccato, però ci può stare, dai. Un nemico sus, quanto danno fa? Mazza, non fa danno sto coso. No, diciamo che come danno non è niente. Ah, lui dobbiamo caricarlo col fuoco, giustamente. Ma dai, ma che figata. Ok, beh, questo è più debole di tutti per essere un nemico che abbiamo incontrato. Ok. Ci sta. È anche carino il fatto che se stai in combattimento perdi la mount, puoi continuare a usarla. Questa cosa è molto carina. E abbiamo preso il potere del pesciolone. Questo mi sa che è il più forte di tutti, perché mi sa che nuota in maniera super veloce. Vediamo un po'. R1. Ragazzi, ho trovato la mia mount preferita. Sì, è praticamente un Bishop. Che figata, guarda quanto è bello. Bellissima la zona d'acqua. La mani bassa è la più bella di tutte. Ah, che figata, no, vabbè. Ok, la zona dell'acqua per adesso è la mia preferita di tutto il gioco. Troppo bella. Mi piace che è velocissimo nell'acqua e giustamente è lentissimo a terra. Mi piace, mi piace. Grazie, amico. Veramente best mount del gioco per adesso. Il cosino verde non è male. Il trivellone sus non è male, però questo qui per adesso è più divertente da usare, a mani basse. Molto, molto bene. Oh, ma sono i capibara! Ma sono bellissimi! Ma gli animali sono bellissimi, ragazzi. Ma che stai dicendo? Gli animali per adesso sono bellissimi. Ed è anche fighissimo che puoi prendere controllo di qualsiasi animale, praticamente. Mentre dormono, mentre ti guardano. È fighissimo tutto quanto, ragazzi, per adesso. Veramente figo. Possiamo raccogliere gli oggettini? Beh, giustamente, possiamo raccoglierli. No, sì, dai, ho fatto un'acrobazia sus! Non è morto? Ragazzi, è fortissimo sto coso. Perfetto, abbiamo trovato la grotta sus. Farewell, friend. Ah, abbiamo preso un achievement perché è morto il nostro animaletto. Vabbè, originale. Allora, per eliminare questo boss, ripeto, bisogna dare fuoco a queste ovetta, che sono più o meno quelle che lui dovrebbe lanciarci, e magicamente lui prende una marea di danni. Eccolo laggiù, ma quanto è bello, guardalo. Guardalo come si gratta il pancione, ma è bellissimo. Mi immagino quando sarà in Abyss, ragazzi. Ricordate le mie parole adesso che dico quanto è carino. Congmato! Ma quanto è bello. Guardalo come è sus. Allora, voglio vedere come funziona la meccanica delle uova. Ok, per adesso non le lancia. Forse devo aspettare che va a un certo punto di vita. Ah, ecco, usa gli attacchi pyro. Ah, beh, facciamo una marea di danni e si stanna pure. Ah, vabbè, ok. Ok, understandable. Ho capito. Ci sta. Ci sta. Molto, molto carino. Figo, ma pure la brottolona. Carino. Vabbè, è uno dei boss più carini che potessero mai mettere, mi piace. Veramente carino. Ciao, Gommato. Bellissimo. Veramente, veramente carino. Ok, adesso andiamo a eliminare l'uccellaccio che sta qua sopra. Quindi per andare all'uccellaccio andiamo qua. Dei due, quello che mi sa un po' più di cattivo è questo pennuto gigante. Vediamo, a meno che non ha delle meccaniche su lui. Vedi, lui c'ha la sua stamina. In più c'è la stamina extra che ti dà Natalan. Fighissimo. Quando finisce quella sbarretta ci dovrebbe essere la sbarra sotto che ti consuma, vedi? Fantastico. L'hanno pensata bene. E quella sotto mi sa che la puoi ricaricare prendendo oggetti sus in giro. Eccolo, dovrebbe essere laggiù. Wow. Poi non prendono danno, ragazzi. Sta cosa è straordinaria che prendono pochissimo danno da caduta, eh. Che in Genshin sapete che il danno da caduta è sus. Eccoci arrivati. Ok, ragazzi, andiamo da questo affare, va? Allora, questo uccellaccio, come vi dicevo poco fa, mi dà un pochino più l'idea di boss infame. Al 93. Ah, soffre danno da fuoco? Ok. Non l'avrei mai detto.
Ok, non è troppo duro, però giustamente fa danno. Ah, ok, pensavo peggio. Ah, è già morto. Ah beh, è il classico nemico che fa tanto danno ma è fragilissimo. Va bene, ok, understandable. Allora, ho visto che qui sotto Sus c'è un altro tesoro. Andiamolo a prendere subito. Eccolo là. Ci sono i nostri amici slime, incredibile, pazzeschi e assurdi. Opera là. E vai, Benny. Quanto è bello, Benny. Eccolo. Ok, ragazzi, come finale andare nella città, che magari si attiva la missione che stiamo facendo principale. Così incontriamo pure la Catherine di Nathan, che è sempre la stessa. In realtà no, c'è la leggenda che in realtà siano tipo cloni di Catherine, oppure la stessa che si teletrasporta. È un mistero che rimarrà negli annali di Genshin. Peccato che non posso prendere l'alpaca. Sarebbe stato fighissimo. Strano che, ripeto, abbiano messo la reputazione con le missioni qua all'inizio e non qui in città. Questa cosa è Sus. Questo è il mercato Sus. Eccola qui, Catherine di Nathan. È molto viva come città Nathan, mi piace. Andiamo a vedere se ci sono delle ricette nuove, sicuramente. Vediamo un po'. Beh, come te sbagli. Eccole qua, compriamo tutti i cibi buoni, nuovi. Io mi siederei qua. Eccoci qua, ragazzi. Sinceramente, io da questo tavolo di Nathan direi che la puntata di oggi di Nathan può finire qua. Come video introduttivo di Nathan, che finisce questa trilogia del godo di Genshin con la magliettina rossa, direi che può finire qua. Effettivamente non ho fatto poi alla fine missioni. Abbiamo iniziato l'arco questa, abbiamo iniziato la missione con il nostro Romolo. Però sinceramente ve lo dico con cuore in mano, con il fatto che Genshin non implementerà mai la meccanica alcune volte di poter skippare i dialoghi, le missioni di Genshin tendono a essere molto molto lunghe, ragazzi. Una volta era capitato che avevo registrato un video su delle missioni, erano tipo un quarto d'ora di io che leggevo i messaggi, e capite che il ritmo del video se ne va proprio da un'altra parte. Quindi semmai quella me la faccio off camera e vi racconto quello che è successo, incredibile. Oppure se arrivassi al climax dell'arco quest mi fermo e ci vediamo magari la cinematic X insieme. Però ho preferito sinceramente esplorare un pochino Nathan. Abbiamo sconfitto i bossetti, abbiamo visto quanto è bella, abbiamo visto un po' le meccaniche di esplorazione. Secondo me è stato molto più divertente fare così, incredibile, ragazzi. E poi vedrete che Nathan la vedremo in tutte le salse con i nuovi aggiornamenti, quando ci saranno nuovi video incredibili. State tranquilli, mamma mia. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo nella prossima puntata gustosissima di Genshin Impact. Che cosa secondo voi? E ci vediamo alla prossima puntata.